Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro TG. Guardiamo insieme quali sono le notizie principali di oggi. Emergenza Covid, altre 5 vittime nel Riminese, dove i decessi diventano 155, i nuovi contagi sono 25, ma 79 le guarigioni. Si ragiona sulla fase 2, il presidente Santi, sulle riaperture, il come determina il quando. Il sindaco Gnassi fa il punto sul turismo. Oggi il rito di commiato per il dottor Bertaccini, il primo medico riminese stroncato dal coronavirus, era diacono della comunità di Monte Tauro. A Cattolica, l'Hotel Royal della Papa Giovanni ospita i pazienti in quarantena. Siamo andati a vedere come funziona. E allora iniziamo, come ormai di consueto, dall'aggiornamento sul bollettino dell'emergenza coronavirus. Sono ancora 5 le vittime, ma i contagi in aumento solo leggero in provincia di Rimini, soprattutto nel capoluogo. Il servizio. L'elenco dei decessi per coronavirus si allunga giorno dopo giorno. Purtroppo nelle ultime 24 ore altri 5 pazienti hanno perso la vita. 3 donne di 77, 82 e 93 anni e 2 uomini di 75, 85. Da inizio settimana sono 16 le vittime. È la popolazione anziana quella maggiormente colpita dal virus. Ecco perché anche oggi, nel commentare i dati relativi ai nuovi casi di positività in provincia, il commissario Venturi ha rinnovato la raccomandazione a prestare grande attenzione alle case protette, rifugio per decine e decine di anziani. In totale nel Riminese i contagi sono saliti a 1774, 25 in più di ieri. Di questi 17 si sono registrati a Rimini. Un leggero aumento complessivo si è rapportato ai giorni scorsi. Martedì erano stati 13 positivi in provincia, ieri 9, che comunque non desta preoccupazione. Delle 25 persone che hanno contratto il virus, solo 2 sono state ricoverate in ospedale. Le altre si trovano a casa con sintomi lievi. Ma invece ci sono state così tante guarigioni come oggi, 75.420 in tutto. Un altro importante segnale di speranza. E nel corso della consueta conferenza stampa di aggiornamento, il commissario per l'emergenza Venturi si è soffermato sulla fase 2 e ha ricordato una categoria spesso poco menzionata nel corso di questa emergenza, quella dei bambini. Ci dobbiamo ricordare sempre che avremo una fase della malattia anche nella fase 2, in cui comunque il virus continuerà, anche se poco, a circolare. Quindi dovremo avere delle precauzioni che prima non avevamo, quelle dei dispositivi di protezione individuale, che non saranno necessari soltanto nelle fabbriche. E però in sicurezza potremo tornare alle nostre occupazioni di prima e anche non soltanto alle nostre occupazioni, ma a camminare fuori dalle nostre case, a fare magari fare una passeggiata ai nostri bambini o ai vostri bambini o ai nostri nipoti, perché è evidente, noi parliamo sempre degli anziani, ma quelli che fanno più fatica oggi sono i bambini, sono quelli che non è che possono uscire da soli col cane oppure dire che vanno a fare la spesa guidando l'auto. Loro però soffrono molto, perché nell'infanzia tutto si farebbe, giocare è la cosa principale che ci insegnano anche i servizi educativi per i bambini, e quindi è giusto cominciare a pensare di ricominciare con i bambini, perché non pensare a un genitore che accompagna fuori il proprio figlio nell'infanzia e fa una camminata, si portano fuori i cani. Credo che sarebbe anche utile progettare rapidamente una bella passeggiata con dei bambini, con i nostri cuccioli, e sarebbe una cosa che si meritano. E la regione sembra anche intenzionata a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine, ma non appena il fabbisogno sarà adeguatamente coperto. Questo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Sergio Donini, nel programma di aggiornamento della Giunta dell'Emilia Romagna sull'Epida TV. Non avrebbe senso, ha spiegato, anticipare i tempi con ordinanze che prevedessero l'alternativa di coprirsi bocca e naso con altri accessori. Stiamo arrivando a dotarci di un fabbisogno di dispositivi di protezione individuale, cioè di mascherine
tali da soddisfare in maniera strutturale tutto il comparto sanitario e socio-assistenziale e anche appunto a disposizione sia delle imprese, dei lavoratori, sia dei cittadini nel loro complesso. Quando avremo la sicurezza di poter disporre di quel fabbisogno in maniera strutturale, sicuramente lo imporremo come dispositivo di sicurezza individuale che, ricordo, non consente la libertà di ogni movimento. Non è che attraverso la mascherina noi siamo immuni da tutto, però sicuramente è stato provato che limiti in modo significativo la propagazione del virus. E la Regione redigerà anche un documento con alcune linee guida per i tavoli provinciali sul lavoro e ogni territorio dovrà presentare proposte proprio per la fase 2, quella della ripartenza. Rimini sarà chiamata a dire la sua su turismo e moda in particolare, ma non solo. Sindaci, presidente della provincia e prefetto, insieme alle parti sociali, si stanno già confrontando. Ieri il primo appuntamento. L'obiettivo è quello di dare regole di ingaggio certe e attuabili ad imprenditori e lavoratori. Il come si riapre determinerà il quando, a prescindere dalle date. Questo ha detto il presidente della provincia Rizziero Santi questa mattina in diretta alla nostra trasmissione Tempo Reale. Attiveremo questo tavolo provinciale che ci consentirà di dare il nostro contributo nel dire quando e come si potrà ripartire. Non sarà un approccio burocratico, la tale struttura sì, il tale codice a tempo piuttosto che l'altro sì, questo no e questo sì, ma sarà sulla base di un assunto fondamentale, che il come si riapre determina il quando si riapre. Per cui se e laddove ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza, si potrà ragionare di riaprire a prescindere dalle date. Cioè noi dovremo a questo tavolo stabilire le modalità, validare le modalità, i protocolli di sicurezza per riavviare le attività, e nel validare questi protocolli di sicurezza quelli saranno determinanti per poter riaprire determinate filiere. Si parla sì insomma della filiera internazionale, della produzione internazionale e anche dei lavori pubblici. Su questo vorrei anche chiarire, perché c'è stato un equivoco anche insomma nelle cose che si dicono, cioè non stiamo lavorando per privilegiare, fra virgolette, se mai si dovesse essere privilegiato, un settore piuttosto che un altro, il turismo piuttosto che la produzione, l'industria, non è così. Stiamo guardando alla salute della gente, delle nostre famiglie, questo è l'assunto. Poi dopo lo facciamo esagerando, non lo so, sembra quasi una colpa il fatto che noi siamo chiusi con magari meno decessi e meno contagi da altre parti. Non può essere vissuta così, perché se abbiamo questo risultato è per i sacrifici che abbiamo fatto. Questo deve passare, perché altrimenti dice: ma no, voi state chiusi nonostante che, per il fatto che abbiamo fatto tutti questi sacrifici che non possono essere vanificati oggi dal fatto di volere in qualche modo riaccendere questo interruttore. E continuiamo a parlare del futuro prossimo del turismo, canoni pertinenziali ed ex canoni demaniali da ripristinare ai valori precedenti all'esplosione del 2007, rimodulazione dei tributi sui servizi non usufruiti come la COSAP e per l'immediato accesso al credito e bonus vacanza o voucher per le famiglie. Questi alcuni dei temi affrontati oggi dal sindaco di Rimini Andrea Agnassi nel corso del Consiglio Comunale in videoconferenza, dove si è tornati appunto ad affrontare il tema del turismo alla vigilia di un'estate di convivenza con il coronavirus. Tutto girerà intorno al tema sicurezza. Pensare ad Health Safety Hotel o al delivery in spiaggia, ha detto il sindaco, diventano una necessaria rimodulazione dell'offerta per una domanda che si orienterà proprio verso questa esigenza. Il coronavirus si è portato via il dottor Maurizio Bertaccini, medico, diacono e padre di 10 figli, tra cui una consacrata, che oggi si sono stretti intorno a lui. Aveva 68 anni ed era ricoverato all'Infermi dal 24 marzo. Il vescovo Lambiase oggi ha celebrato un breve rito di commiato al piccolo cimitero della comunità dell'Assunta di Monte Tauro, a Coriano, dove Bertaccini ha esercitato la sua professione di medico.
È il primo medico a morire di coronavirus nella provincia di Rimini. Dopo 3 settimane di ricovero, Maurizio Bertaccini, 68 anni, medico e diacono della comunità religiosa di Monte Tauro, a Coriano, padre di 10 figli, non ce l'ha fatta. Il virus era comparso il 18 marzo scorso e il 24 marzo si era reso necessario il ricovero all'ospedale infermi di Rimini, dove 3 giorni più tardi era stato intubato. Sabato scorso le sue condizioni erano peggiorate. Stamattina, sotto un sole gentile, il vescovo Lambiasi ha celebrato un breve rito di commiato per quest'uomo che ha lasciato 4 famiglie, quella naturale, la comunità di Monte Tauro, l'ordine dei medici e la diocesi. È un vuoto, certo, però un vuoto che per la luce e l'energia della Pasqua di fatto si traduce in un pieno di testimonianza e quindi di memoria grata e commossa. Medico e diacono, e allora lui si autodefiniva scherzosamente un dottore della Chiesa, insomma di quella che si potrebbe chiamare la santità della porta accanto. Si prendeva cura come medico di base di oltre 1600 pazienti della stessa Coriano e di San Patrignano. Era stato ordinato diacono permanente dal vescovo Mariano De Nicolò nel 1997. Si era trasferito con la famiglia a Monte Tauro per seguire più da vicino la comunità di stile dossettiano che accoglie e accudisce anche bambini e adulti con gravi e gravissime disabilità. Noi abbiamo un gran dolore nel cuore perché di più non possiamo fare. Possiamo solo pregare, abbiamo pregato tanto che il Signore ce lo lasciasse, ma siamo abbandonati alla volontà del Padre. Una notizia di cronaca, la Guardia di Finanza di Bologna e quella di Rimini hanno sequestrato tra le province di Rimini, Pesaro e Napoli immobili, quote societarie e rapporti di conto corrente per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Si tratta di beni nella disponibilità di un 60enne campano, figura rilevante nel panorama criminale della Riviera Romagnola. L'uomo ha precedenti per bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali. Gli accertamenti, anche sulla base di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, hanno consentito di riscontrare la pericolosità sociale del 60enne contiguo con il clan del Mallardo. Accertata anche la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio immobiliare e mobiliare riconducibile alla sua disponibilità, che di conseguenza è stato sottoposto a sequestro. L'Hotel Royal di Cattolica, di proprietà dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, ospita pazienti in quarantena in uscita dal percorso ospedaliero. Attualmente sono 15 le persone ospitate che aspettano di essere negative a 3 tamponi prima di tornare a casa. Siamo andati a vedere come funziona. Aprile è il mese in cui gli hotel cominciano a prepararsi per la stagione estiva, ma Royal di Cattolica lavora già da un mese. La struttura di proprietà dell'Associazione Papa Giovanni XXIII è diventata infatti il primo albergo in Italia per far fronte all'emergenza coronavirus, che ospita i malati che hanno superato la fase più acuta e che, per ragioni di prudenza, non possono tornare a casa. Circa un mese e mezzo fa il prefetto di Rimini ci ha chiamato per chiederci di poter rispondere ad un'emergenza dell'ASL Romagna, che era quella di reperire numerosi posti per alleggerire il carico degli ospedali dell'ASL Romagna e permettere a persone che non hanno altra possibilità di fare la quarantena. Quindi una struttura dedicata per clinicamente guariti dimessi dall'ospedale o comunque in fase di guarigione e persone che hanno necessità di quarantena. E quindi la comunità aveva a disposizione questo hotel che tanti anni fa gli è stato donato e ha pensato di ristrutturarlo. Ristrutturare cosa significa? Se in una camera, magari anche da 5 posti, dove vi erano letti, arredamenti o altro, abbiamo smontato qualsiasi cosa perché dovevamo limitare tutte le superfici utili di contagio. Attualmente ci sono circa una quindicina di pazienti. Ogni giorno ci sono nuovi arrivi e dimissioni, anche perché il periodo varia di presenza, di permanenza tra una settimana e 15 giorni. Sono 8 i volontari impegnati quotidianamente, tra cui Anna, che è arrivata insieme al marito dalla provincia di Vicenza. È passata di qui una badante ucraina, poi ci sono 2 signori senegalesi che hanno anche dei problemi col domicilio, quindi nasce anche la problematica, no? Quando vengono dimessi da qui, dove andranno? È passato un medico di base, abbiamo ospitato, e poi persone insomma comuni che lavorando normalmente si sono ammalate.
Quindi, dai, è anche bello tenere i contatti telefonici perché molto spesso facciamo un po' le veci dei familiari, no? Si fa una chiacchiera e sono gli ospiti stessi che ci ringraziano per le attenzioni o le piccole cose che facciamo per farli sentire più a casa. Sicuramente non è facile, insomma, stare in isolamento, c'è chi si perde via leggendo riviste piuttosto che con la TV. Fanno un bel esercizio di pazienza e di attesa, sicuramente. Non è facile. Buongiorno. Allora, finalmente andiamo via. Finalmente, non vedevo l'ora. Non che si stia male qui, perché sono bravi, ragazzi, sono... Durante l'emergenza Covid, telefoni, smartphone e connessione dati sono diventati ancora più cruciali, spesso è l'unico modo per lavorare, studiare e mantenere contatti, anche se solo virtuali. Il 6 marzo l'Agicom ha chiesto ai principali fornitori le azioni intraprese volontariamente a sostegno dei propri clienti. Molte si sono mosse in questo senso e anche per sostenere la didattica a distanza. Nella puntata di questa mattina di Dentro al Consumo su Icaro TV si è fatto il punto con l'avvocato Enrico Tosi della Federconsumatori di Rimini. Sentiamo uno stralcio del suo intervento. Nell'ambito del traffico voce, quasi tutte le compagnie hanno reso possibile telefonare illimitatamente sia da rete fissa che da rete mobile. Nell'ambito invece del traffico dati, alcune compagnie hanno preferito riconoscere ai propri clienti un aumento di plafond di traffico dati, a volte contenendolo in 50 giga gratuiti, a volte contenendolo in 100 giga gratuiti, a volte addirittura rendendolo illimitato quanto a quantità di traffico, ma limitandolo nel tempo, contenendolo ad esempio nell'utilizzo di un mese. Nell'ambito della telefonia non vi è la sospensione del pagamento delle utenze telefoniche. È stato possibile procedere ad una sospensione dell'attività di recupero credito per quei clienti morosi che risiedono nei territori che vanno a costituire quella che oggi noi chiamiamo la ex zona rossa. Alcune compagnie invece hanno esteso questa sospensione a tutto il territorio italiano. Addirittura c'è invece una compagnia telefonica che ha previsto la riattivazione delle linee che erano state sospese a seguito di morosità, è la Fastweb. L'attivazione di questi servizi è sempre ad iniziativa del consumatore. E quindi è bene che il consumatore si faccia parte attiva e diligente per la fruizione di questi benefici, se vogliamo chiamarli in questo modo. Torna questa sera su Icaro TV l'appuntamento con artisti da casa a partire dalle 21:15. Vediamo allora il trailer della nuova puntata. Però anche lo slassi se la gente te sai cosa è successo e poi è sparito. Il richiamo che è in te. Hai avuto passo tutto, gli uccelli della Valle del Savio, hai avuto passo tutto. E noi siamo arrivati in conclusione, come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.